Ciao a tutti ragazzi, sono il Pazzerello, amici di Marche Pazzerello e siamo qui oggi con questo mio carissimo amico Simone che è un partecipante del soggiorno che è venuto con noi, che è stato uno dei nuovi ragazzi che ha partecipato con noi, che arriva da un'altra zona e adesso racconteremo tutta l'esperienza nostra di quest'anno al soggiorno, come ci siamo trovati, abbiamo anche scritto 5 argomenti che parleremo di oggi. E siamo esattamente qui con Simone Dell'Arso, che comunque ci tengo veramente tanto a dire che grazie di tutto che sei venuto con noi quest'anno, che ci hai veramente fatto sorridere e così adesso ci parlerai adesso del soggiorno. Adesso raccontiamo il primo argomento proprio dell'esperienza del soggiorno, che partiamo col primo argomento che sono gli educatori e i ragazzi del nostro gruppo e degli altri gruppi. Allora, io dico adesso la mia. Allora, gli educatori devo dire che mi sono trovato veramente molto bene, soprattutto perché con Stefano, con Silvia, con Valerio sono state veramente quattro persone, anche Claudia, perché c'era anche lei con noi, sono state veramente persone molto fantastiche, che ci tengo veramente tanto a ringraziarli, che ci hanno fatto divertire a questa esperienza proprio del soggiorno, avendo fatto tante gite uscite e tante attività insieme. E io ringrazio soprattutto Stefano perché, essendo che l'ho conosciuto 2 anni fa, all'anno quando ho fatto il soggiorno con Gualtiero, e lui era nel gruppo con Anna, che era anche con Teresa e con Elena, perché loro andavano in un altro gruppo prima, che erano sempre nella nostra zona, e quest'anno sono venuti con noi e devo dire che Stefano per me è stato veramente molto bravo come responsabile, anzi penso uno proprio dei più proprio E più veramente bravi di bravi. quest'anno, che proprio ci ha fatto veramente tante cose e ci ha fatto veramente tanto divertire insieme a noi. Così. Poi sul fatto degli educatori dell'altro gruppo ringrazio soprattutto Anna, che lei è stata la responsabile del gruppo con altri ragazzi del soggiorno della circoscrizione 4, dove c'erano anche i miei amici, per esempio Tommy, Marcello, tutti che erano i miei amici con cui frequento io il gruppo al di fuori del soggiorno. E poi Corrado e non so l'altro come si chiamava, col capello lungo, come si chiamava l'altro? C'era Corrado, Corrado, poi c'era Stefania e sì, poi Stefania. chi c'era l'altro, come si chiama quello con i capelli lunghi, che stava vicino a te alla partenza? No, Stefano. Stefano era con me. Sì, ah no, Non Valerio so è se quello con gli Mattia o qualcosa, non occhiali. so se come si chiama. Comunque c'era anche un altro educatore, così. Ah, E si chiama Mattia. si chiama Mattia, ecco, quindi io saluto. Scusatemi, è passato su un elicottero, scusatemi tanto. Comunque, noi ci siamo trovati tutti bene anche con quelli dell'altro gruppo di educatori lì e quanto. Poi parliamo dei ragazzi del nostro gruppo e quelli degli altri gruppi. Allora, aspetta, perché qua ce ne sono tantissimi. Vabbè, comunque parliamo dei ragazzi del nostro gruppo. Allora, noi del gruppo avevamo Federica, Marianna, Mario, Tonino, Mattia, Vincenzo, Teresa e Elena, che Teresa e Elena sono i nuovi, quelli che sono venuti con noi nel gruppo, che li abbiamo visti anche in passato ai soggiorni, però te sei comunque il nuovo, che Il sei venuto con nuovo noi così, di e quest'anno. così, e quindi comunque con il gruppo anche dei miei ragazzi mi sono trovato bene, abbiamo fatto tante quelle risate insieme, così, e poi anche gli altri gruppi come Tommy, Ale, Lala, Alessandra, Marcello, Gabriel, Gianmarco e poi soprattutto anche una nuova che sia tu che sei nuovo, ma un'altra del tuo gruppo che si chiama Samuela, che la Ah, salutiamo. Ciao Samuela. Samuela! Ciao, Sam. E poi raccontiamo anche su di te come ci siamo trovati anche con te, Samuela, anche se eri di un altro gruppo e tutto quanto così. Quindi nei gruppi comunque ci siamo trovati bene. E siamo molto felici di questo e speriamo che il prossimo anno vengano ancora con noi così e che riusciamo a fare tante cose insieme come abbiamo fatto quest'anno. Questo era il capitolo numero 1, adesso parliamo della,
delle gite uscite e delle attività. Allora, sulle gite. Allora, sulle gite devo dire che in realtà sono due precise, perché una è Mirabilandia e un'altra è visitare la città di Ravenna. E devo dire che per me, per esempio, mi è piaciuto un sacco Mirabilandia, ti dico la verità, perché Mirabilandia in realtà è da una vita che non ci vado, ti dico, dall'ultima volta che sono andato era nel 2002, quindi sono passati tantissimi anni, e quindi comunque Mirabilandia abbiamo fatto tante belle cose, abbiamo fatto la giostra, tutti e due abbiamo fatto l'autosplash con una nostra educatrice Silvia, che anche lei si è divertita un sacco. Poi io ho fatto la Niagara, che sarebbe il tronco, quello di discesa con l'acqua, quella che schizzava più forte. Poi alcuni sono andati sul Catun, poi abbiamo fatto il Dino Land di tutti i tipi di giostre di dinosauri, e poi abbiamo visto anche lo spettacolo del Art Wells, che sarebbe che sarebbero le macchine dove fanno le acrobazie, quelle lì colorate, le macchine colorate, dove c'erano le moto, le macchine e tutte le acrobazie che facevano, le cose, che anche quello è stato molto bello, che poi lo vedrete anche nei video e tutto quanto. Quindi peccato solo che non c'erano le Ducati, che ancora era in fase di manutenzione, ma poi soprattutto anche che alcune giostre non siamo potuti riuscire a fare, soprattutto perché comunque, essendo che noi eravamo un gruppo, noi dovevamo sempre essere accompagnati dagli educatori, se no non ci facevano fare la giostra. Infatti l'ultima giostra, quella dove dovevo andare io sul treno, è successo che se non accompagnavo nessuno con l'educatore non potevamo andare, infatti poi non siamo più riusciti a fare quella giostra lì delle montagne russe, quella là per i ragazzini, quelle cose così e tutto. Però comunque alla fine dei conti abbiamo fatto tante belle cose, mi sono divertito tantissimo, quindi sono contento per Mirabilandia. Poi riguardo la gita Ravenna, anche quella è stata molto bella. Abbiamo visitato tutta la città, abbiamo visitato... Che ricordi del mio maestro di judo, che adesso quest'anno è mancato. Ne hai parlato. Lo saluto sempre dall'alto che ci osserva. Infatti quando ho visto Ravenna mi ha proprio ricordato il maestro, che lì abbiamo vissuto molte avventure, avventure sportive, anche competizioni, e anche lì ho conosciuto anche molte persone, è stata anche una bella esperienza e mi ha fatto ricordare. Anche a me, infatti quando siamo andati anche a vedere i musei, quelle cose lì che lì all'uscita lì quando siamo andati a Ravenna, comunque abbiamo ricordato tanto lui. Abbiamo visto di più fuori. E che cose che avevamo visto il coso di Dante Alighieri, abbiamo visto le tombe di Dante Alighieri, abbiamo visto tante altre cose. E quindi comunque anche lì. Allora, le attività. Il labirinto, così ci siamo dimenticati. Anche sì, comunque le uscite abbiamo fatto anche labirinto lì, parte solo comunque che io vi dico, labirinto per me è stato un po' difficile, quella cosa lì, che è stata molto più complessa, nel senso che comunque labirinto è una cosa che praticamente tu devi girarci in tutta la parte lì, che però se ti perdi lì è finita e non ti trova più nessuno, quindi è stato molto complessa come cosa, come poi vedrete anche nel video. Era stata proprio una prova con impegno, quindi assolutamente sì. Veramente così è stato. Poi vabbè, queste erano le gite lì. Adesso parliamo anche delle uscite, che vabbè sono cose che abbiamo fatto lì. Le uscite avevamo fatto, che siamo andati il coso lì a andare a bere qualcosa in un locale, siamo andati lì, che mi ricordo tantissimo che quella sera non è stata una serata bella per te, più che altro, purtroppo ti sei sentito un po' male, infatti un pochettino anche quello. Poi anche tu una sera che non sei venuto, per esempio, soprattutto il karaoke. Quella volta al karaoke. Sì, quando mi è venuto una tosse improvvisa che mi ha dovuto far emergere tutto. Infatti mi è dispiaciuto, perché comunque tu non hai visto me cantare al karaoke così, però poi avendo fatto vedere il video, poi alla fine ti è piaciuto, sono molto contento di questa cosa così.
attività agricole. Poi abbiamo fatto anche. Aspetta, Nel video dell'anno scorso, che io non c'ero, ero con il gruppo dove c'era Dimitri. Ah, e beh, Dimitri, quello sì. Un saluto a Ciao, Gualtiero, ciao anche. Dimitri, e poi saluto ovviamente Gualtiero, che mancavi solo te. Caspita, Gualtiero, dovevi esserci anche tu, perché guarda, c'era Anna e poi se c'eri anche tu ci divertivamo tutti lì. Però poi ci rivedremo poi al Disco Party, ci rivedremo poi allo stadio a vedere le partite del Toro, E ci sarò quindi anch'io. così. Quindi al Disco Party quest'anno ci sarà anche lui e sarà anche con noi in nostra compagnia, con me, la mia ragazza, perché la mia ragazza viene anche lei al Disco Party, viene anche il mio amico Tommy e tante altre Almeno persone. che non mi fermano alcuni amici che un po' conosco, tipo Rocco Cosentino, che era del judo, che non veniva più, e poi l'anno scorso che ho avuto Andrea Maria, lei. Sì, certo mi Vabbè, farà ma un dai, po' il filo. comunque, vabbè, dai, quello sì, sì. Poi aspetta, scusatemi un po' per la telecamera. Allora, adesso parliamo dell'attività. Allora, le attività avevamo fatto, vabbè, perché qua tanto si parla di campeggio. Intanto parliamo del campeggio, perché tanto parliamo di tutto il resto. Allora, parliamo del terzo capitolo, che sono il camping Adriano Village Ravenna. Allora, quest'anno abbiamo. Alla riunione del soggiorno ci è arrivata proprio questa notizia, ma già da prima, che quest'anno non siamo andati in hotel, ma siamo andati nel campeggio. Ed è stata in 8 anni che faccio il soggiorno, è stata la mia prima volta. Assolutamente la prima volta, quindi veramente sono rimasto molto contento di questa cosa, perché comunque per me il campeggio è stata una delle esperienze più belle, soprattutto perché abbiamo imparato tante cose nuove, abbiamo visto tante cose nuove, diverse rispetto all'hotel, così. Che differenza, che anch'io l'anno scorso sono stato in hotel, ma non era stato proprio bello, che lì faceva così tanto caldo, mancava l'aria, No, ma poi la poi. cosa è la differenza, che comunque alla mattina nel campeggio potevamo anche dormire un po' di più, invece in hotel dovevamo sviarci prima, perché poi arrivavano quelle polizie e quindi quello non riuscivamo mai Beh. a Anche sì, riposarci, c'erano quelle polizie in uguale. hotel. Però comunque siamo riusciti lì. E poi il campeggio, i bungalow erano molto belli, c'era il giardinetto, abbiamo fatto tante anche altre Mi ricordo quando cose. ci svegliava Dimitri anche l'anno scorso. Beh, però anche quest'anno così, quindi cioè così. Poi vabbè, allora il campeggio Adriano, lì c'era sia piscina, ma c'era il mare, animazione, staff. Vabbè, partiamo con la piscina. Allora, quella piscina, che dire, ragazzi? Voi avete visto bene il video del soggiorno, avete visto che è una bellissima piscina dove c'è sia l'idromassaggio, il coso da corrente che ti fa andare da solo nell'acqua, che ti tira proprio da solo, ti porta via. E poi comunque c'erano le cascate, sia quelli lì lenti, ma anche quelli lì molto forti. E poi, soprattutto nella piscina, si faceva non solo quello, ma si faceva anche l'acqua gym, che si faceva più la mattina. Che c'era un animatore che si occupava proprio dell'acqua gym, che ringraziamo tanto a lui perché abbiamo fatto tanta ginnastica in acqua, quindi. Salutiamo, sì, anche a Olli, che di più l'abbiamo vista. Adesso partiamo, poi parliamo adesso lì. Poi comunque la piscina è stata molto bella e ci siamo veramente divertiti, perché comunque la piscina era proprio nell'angolo del campeggio del Camping Adriano e tutto quanto così. Infatti quest'anno sono andato in un buon campeggio che in realtà non stava proprio a Ravenna, ma stava nel punto Marina di Ravenna, e il campeggio si chiamava Camping Adriano Village, che in realtà è un campeggio di 4 stelle, come già si vedeva, perché comunque era un campeggio molto grande proprio della piccola città di Per me è Ravenna. davvero il Quindi primo già. anno che sono venuto al camping Adriano, Sì. E che 2 anni tu non ma tu non fa. l'hai mai fatto il campeggio, l'hai fatto Io già? 2 anni fa ero in un altro campeggio che era vicino al camping Adriano, infatti dove c'era Quella la. lì dove siamo passati ogni tanto, Sì, il che. camping Marina si chiamava, che Camping andava Marina. però, andavano i tuoi amici che conoscevi e Sì. l'altro gruppetto che Sì, andava. conoscevo Aldo Pugliaro, poi conoscevo Eh sì, è vero. Antonio. Beh, poi sì, Che loro infatti anche. erano in quella parte del campeggio, noi eravamo nei camping Adriano e tutto quanto. Poi allora il mare, riguardo al mare, allora, il mare per me è piaciuto tanto, infatti nell'angolo dove eravamo noi erano proprio lì dove c'erano gli sdraio, proprio da parte solo per i campeggi, ma non per le persone che non erano per il campeggio e tutto quanto. Quindi anche il mare è stato molto bello, non era mai sporco come l'ho visto io in tanti anni fa, che ero sempre stato a Rimini al soggiorno, che
era sempre sporca la maggior parte delle volte, però quest'anno è stata più pulita e tutto quanto. E quindi ci siamo divertiti anche tanto al mare, che abbiamo fatto tante cose insieme, abbiamo giocato a carte, abbiamo giocato a bocce e tutto quanto così. La carta al mare invece, beh, proprio al mare non abbiamo proprio Però giocato, abbiamo ma giocato a bocce, che ci siamo divertiti abbiamo come dei matti. giocato E sì a chi era sempre quella bocce. più forte? Teresa, Teresa ci batteva Teresa proprio sempre. sì, la Anche se una volta campionessa. vincevamo io e Mario, però Teresa è sempre Però stata gli la migliore. scassiamo, come... Teresa è proprio stata la migliore. Infatti, io la squadra che chiamavo io e Mario ci chiamavamo i Marions. Marion. E Teresa e Elena si chiamavano le Pupions, Le Pupions, che quella era troppo come bella. Vincenzo Sì, Pupion, ed è Pupion. quello sì. Poi parliamo dell'animazione, per fortuna animazione. Animazione anche, come abbiamo avuto quello dell'Acqua Jim, era proprio un altro Bravissimo. animatore. E come si No, quello chiamava? non lo sappiamo, Vabbè, vabbè, però è stato quello... molto bravo lui così. Però sì, era... Però, Sì. per esempio, una che ci piaceva sia a me te e a tutti quanti Olli, era Olly. Olly ci si parlava, ci si scherzava, che poi i ragazzi contare che Olly comunque lei arrivava dall'Inghilterra per venire al campeggio a fare l'animazione, quindi bella distante lì, parlava bene anche l'inglese, e poi l'italiano comunque aveva parlato già abbastanza bene, quindi così. l'italiano anche. Poi per esempio, per chi anche non lo sapeva, Olly non solo faceva solo animazione, ma lei era anche una coreografa. E che fa proprio l'insegnante di ballo, e infatti grazie anche lei ci ha fatto ballare i balli di gruppo e tutte quelle cose, e tutti anche altri, erano proprio bravi anche gli Insieme altri, però agli altri quello così. E animatori. anche con il capo animatore, che ha organizzato anche tutto lui questa animazione, quindi ringraziamo anche loro, Anche perché loro, comunque ci hanno fatto veramente divertire grazie. tanto, anche se però quando siamo ritornati a Torino siamo rimasti tutti distrutti, e poi va bene, parleremo nell'ultimo capitolo e tutto quanto. Poi parliamo dello staff, che sarebbe quello lì, dei camerieri, cuochi, pizzaioli del campeggio, e poi vabbè, al negozio e E tutto. loro erano Camerieri come sono molto, stati? Dobbiamo dire così. molto attivi, poi non si fermavano mai, Assolutamente assolutamente per parlare, proprio andavo proprio velocemente a portare i no. Sì. piatti, sparecchiare, come tutti proprio i ristoranti non si fermano a chiacchierare con i clienti. Assolutamente, infatti comunque, poi comunque la cucina, come facevano il pesce lì e tutte le cose, veramente sono state belle. Poi che quelle cose che abbiamo mangiato, soprattutto che è proprio la tradizione lì, abbiamo mangiato anche la piedina, che lì La era proprio pedina ottima. La romagnola. piedina non poteva manco mancare, la piedina, ragazzi, veramente. Se andate in Emilia Romagna, mangiate assolutamente la piedina, perché è tutta un'altra storia, ragazzi, veramente. Mi piacerà un sacco. Qualsiasi tipo di piedineria andate in Emilia Romagna, è tutto buono, ve lo dico. Con i stuzzicadenti tutti pieni di carne, poi la salsiccia, Abbiamo fatto anche la grigliata l'ultimo la giorno, che abbiamo mangiato lì, grigliata. abbiamo quei coni lì, tutta roba di Coni, carne sì. mista, tutto così. Poi abbiamo mangiato la pizza, che allora una è stata, la prima volta che abbiamo mangiato pizza tutti insieme è stata quella volta che c'è stato il compleanno di Federica, che è stata una bellissima anche serata, così. E quindi ci siamo divertiti un sacco. E così, perché in realtà, Penso allora il primo giorno del sempre... soggiorno, uno del nostro gruppo ha compiuto gli anni, che è Vincenzo, quindi salutiamo anche Vincenzo, così, Salute. che abbiamo, è proprio, Anche e anche Federica, Federica vedo. salutiamo, Ciao, perché loro Fede. hanno festeggiato con noi del gruppo al soggiorno, quindi sono state bellissime queste 2 serate, dove abbiamo mangiato comunque la pizza e ci siamo divertiti anche con l'altro gruppetto che era con noi nel bungalow, e che eravamo proprio vicini, ci siamo visti comunque praticamente 24 su Sì, 24. Anche se eravamo vedo comunque in gruppi separati, che non abbiamo fatto le gite e le uscite insieme, però comunque Abbiamo ci siamo visto visti poco tante l'altro gruppo ogni tanto quando passavamo volte. Aspetta, dal no, e qual era camping. l'altro gruppo? Aspetta, erano gli educatori con Sara, era Ah, soprattutto con Beppe, che con Beppe abbiamo visto anche la partita del Toro una sera, Beppe. Ah, sì. che lì in un bar abbiamo visto anche la partita del Toro, che c'è stata il coso lì per l'Europa League, la qualificazione, le cose, e quindi abbiamo visto lì la partita del Toro, che anche lì ci siamo divertiti un sacco. Infatti il Toro ha vinto 3-0 e sono molto contento. Poi adesso poi riprenderanno il campionato, e poi riguardo le partite sono contento.
Quindi abbiamo parlato dello staff, lì anche i pizzaioli erano tutti bravi, i cuochi erano spettacolari, la colazione era buona, c'era tanta roba, il buffet, tutto. Quando ci dovevamo prendere la pizza, non tutti i giorni. Però il tuo piatto preferito di quello che hai mangiato lì, che cosa ti è piaciuto di più in assoluto? Quello che mi è piaciuto di più è stata proprio la pizza con le patate lì. No, ma dico in generale, proprio il primo o il secondo. Ma in realtà davano sempre tipo pochi piatti, che davano un po' anche i piatti per condire. Vuoi sapere la mia? Vuoi sapere qual era il piatto mio preferito che hanno fatto lì, che era proprio stupenda? Allora, innanzitutto, vabbè, il pesce in assoluto, perché è tutto pescato da loro, quindi proprio buonissimo. Allora così. Posso dire anch'io che... E poi un'altra che hanno fatto grazie a me, che era la mia ricetta mia preferita, hanno fatto anche la pasta alla matriciana. Che è proprio la mia preferita, la pasta matriciana, l'hanno fatta anche molto buona. Così. Sarebbe stato per me che il piatto preferito sarebbe stato quello, il piatto fritto misto. Purtroppo non l'abbiamo mangiato quello. Che lì la vendevano solo, che però dovevi pagare, quindi tutto così. Era tutto, sì. Allora, abbiamo parlato già di 3 capitoli, adesso parliamo ai ragazzi del gruppo, che sia quello nostro che quello dell'altro gruppo, e poi ci diciamo cosa è stato bello, cos'è che non è stato bello. Allora, i ragazzi del nostro gruppo ne parliamo. Allora, noi ci siamo trovati tutti bene così e avevamo un gruppo veramente molto bello, abbiamo fatto tante cose insieme, quindi ringrazio sia il gruppo nostro, a lui soprattutto che è venuto con noi quest'anno, a te Teresa e Elena che sono venuti con noi quest'anno, che fino all'anno scorso erano negli altri gruppi sempre, che erano della mia zona, e quest'anno sono venuti con noi dopo tanto tempo. Poi vabbè, gli animatori, da quelli che c'erano quest'anno, tutti nuovi. Questo è meglio, magari non so se ne parliamo, che abbiamo avuto anche qualche ragazzo che... Uno ragazzo del gruppo, che però non facciamo nomi, facciamo nomi, che però ha stressato sempre dicendo... adesso vabbè, uno del nostro gruppo che però ha stressato, che già dalla partenza voleva già ritornare a Torino, quindi c'è stato un pochettino questo piccolo problema così, però... Però poi... abbiamo fatto così questo e così. E comunque aspetta che così. Ecco ragazzi, stavamo dicendo che a sto punto, che comunque, come avevamo già detto, che c'era uno del nostro gruppo che stressava proprio già dall'inizio, quindi proprio che voleva partire così. E quindi c'è stato un momento così. Mi stressava di più a Federica che... Sì. Vabbè, così. Poverino, però vabbè, Dani. E poi anche un'altra persona che a noi non ci è piaciuta, che è uno dell'altro gruppo, che in realtà questo è successo, vabbè, un po' a me, ma soprattutto nell'altro gruppetto, perché comunque questa persona sta nell'altro gruppetto, che però noi non facciamo nomi, e questa persona che però sinceramente dal mio punto di vista per me ha parecchio deluso, perché ha fatto delle cose che non mi sono piaciute, soprattutto nel secondo giorno, per esempio, quando è successo un episodio dove praticamente questa persona faceva di testa sua, è andato in giro per il campeggio a iscriversi al torneo, non ha chiesto il permesso agli educatori. Lo vedevo proprio in giro, chiacchierare con gli stranieri. Ma con tutta la gente anche sconosciuta, così. Poi soprattutto che poi è successo che faceva sempre di testa sua, e l'educatore, che si chiama Corrado, poi gli ha fatto comunque un cazziatone, perché giustamente come ogni educatore è giusto che fa questo lavoro, che quando devi fare una cosa bisogna sempre chiedere il permesso. Ragazzi, mi raccomando, se fate i gruppi sia del soggiorno, se fate anche i ragazzini più piccoli che fanno i gruppi delle colonie, le cose, qualsiasi cosa volete fare, chiedete sempre agli educatori, non fate mai di testa vostra, perché fate solo il grande errore e poi magari mettete poi nei casini anche gli educatori. E poi comunque poi riguardo anche gli educatori, anche una cosa che essendo che i nostri genitori in realtà nei soggiorni non ci sono presenti e tutto quanto, e devo dare un avviso che comunque gli educatori, loro sono le persone disponibili, che comunque hanno la responsabilità di controllarci, e che quando noi diciamo anche una cosa, che quello che vogliamo fare, o anche quando vogliamo farci una passeggiata per conto nostro, dobbiamo sempre comunque chiedere, senza fare di testa nostra così, e che è giusto che sappiano gli educatori tutto quanto così. Però già, per esempio, noi del gruppo, noi quando facevamo una cosa che voleva, io per esempio, che già mi hai visto già spesso con i miei amici dell'altro gruppo così, io se per esempio andavo, io chiedevo agli educatori, mi lasciavano sempre tranquillo, infatti non è mai successo niente, appunto, così.
Quindi Anche poi. a me, infatti una volta che mi stavo per mischiare con un altro gruppo, poi mi aveva fermato subito Anna dicendomi: "Ah, ma tu fai parte del gruppo di Stefano, quindi non ti confondere." E Vabbè, però non è stata proprio beh, una critica lì, comunque. però comunque tu hai sempre anche tu detto e tutto, quindi cioè così. Infatti, Infatti no, però conoscevo. adesso un'altra cosa più bella però invece, perché a parte questa cosa che è successa con questo ragazzo dell'altro gruppo che faceva testa sua, quindi vabbè non parliamo di altro perché tanto non diciamo tutto così e tutto. No. Però un'altra cosa più bella che devo dire è che comunque lì c'è una persona che però, quello che ti ho parlato che non andavo d'accordo quando andavo all'Engym, non faccio nomi, qualche cosa. Quando andavo all'Engym, sai che ti ho detto che mi stressava sempre, che mi trattava sempre male? E la cosa più bella è che mi è piaciuto tanto di questa persona con cui veniva all'Engym con me. Io l'ho visto proprio tranquillo, l'ho visto più sereno, non ho visto quel tipo di persona con me. Già pensavo che fosse stato più stressante, magari quando faceva una cosa brutta, magari reagiva male, cioè quelle cose così. È stato più tranquillo, cioè, quindi io, soprattutto a questa persona, veramente sono felice, veramente. E Io siamo tutti credo. contenti del tuo comportamento, che hai fatto una cosa giusta. A parte solo due episodi che però che non dovevi fare, vabbè, che avevi preso il telefono dei tuoi ragazzi del tuo gruppo, che però poi tu ti sei scusato e poi non l'hai più rifatto. Invece l'altra persona del tuo gruppo invece era sempre stato pesante, che lui ogni cosa che faceva, qualche sbaglio, lo ripeteva sempre il giorno dopo e ogni giorno si prendeva sempre il cazzettone. E quindi questo è stato sbagliatissimo e quindi non bisogna mai fare queste cose, ragazzi. Anche spiare Ah, ecco, bravo, cellulare. appunto. Infatti, poi, per esempio, a Tommy e Marcello poi gli hanno dato una sgridata di non permettersi mai più, e così e tutto quanto. Però comunque, cioè, questo ha fatto anche lo sbaglio di spiare i telefoni dei suoi amici mentre stavano scrivendo con la loro ragazza e Sì, tutto. Così. e dire ah, che cosa Allora, poi l'altra scrivevano. cosa, allora, l'altra è una cosa sia bella ma anche brutta, perché allora, adesso parliamo dell'altra ragazza del gruppo che si chiama Samuela. Allora, con questa ragazza che si chiama Samuela, che vabbè, lei è conosciuta più anche lei dal disco party, ma lei andava sempre nello spazio dance. E volevo dire anche a questa ragazza che comunque io personalmente ci siamo trovati tutti bene con lei, così, a parte vabbè un po' l'inizio, un po' così così così, però comunque Io sei stata molto so. brava, cara Samuela, quindi ti ringraziamo anche te per aver partecipato al soggiorno e che comunque sei venuta la maggior parte anche con noi, con il tuo gruppo, a fare tante cose insieme, così. Solo l'unico dispiacere che è stato quando poi te ne sei andata via, che sei dovuta andare via con un altro gruppetto del soggiorno. Infatti è stata una giornata quel giorno quando sei partita che siamo rimasti tutti dispiaciuti. Però comunque, caro Samuele, se tu vuoi uscire con me, Marcello, Tommy e altri, basta Anche che con ci me, che mi avvisi tutti quanti. E conosci comunque a noi ci dall'anno fa piacere, sei la benvenuta scorso. del gruppo. E comunque noi abbiamo proprio il piacere che tu esci con noi e tutto quanto, così. E così vedi poi tutto il gruppo lì. Quindi ti salutiamo, ciao Samuela, e Ciao a grazie di tutti. tutto anche che sei venuto anche te al soggiorno. Quindi. E poi l'ultimo argomento. Parliamo del come vogliamo il soggiorno il prossimo anno, esempio cooperativa, educatori, il luogo del soggiorno e altre cose. Allora, riguardo il coso del come vogliamo il prossimo anno il soggiorno, beh, io spero innanzitutto che come prima cosa ci sia la cooperativa Naus, quella che abbiamo avuto noi quest'anno, perché comunque è sempre stata una cooperativa bella per me, che abbiamo fatto tantissime cose. E insieme abbiamo fatto tante attività e gite insieme. Anche per Eh sì. me mi sono trovato davvero bene. Speriamo che non siano più 10 giorni, Che ci siano almeno 15 giorni almeno che come ci abbiamo fatto nel siano 2014, che si faceva 14 giorni. 14-15 giorni sarebbe anche bello, Ma così solo che purtroppo, purtroppo il purtroppo comune è sempre lo decide il comune. comune, quindi non possiamo. A parte poi il fatto che i 10 giorni sono passati anche troppo in fretta quest'anno, cioè quando siamo appena arrivati già è come se fossero 2 giorni passati, Io quindi mi già ricordo cioè, è volato proprio in fretta come lì, se fossi però. ancora già lì, Cioè. infatti Ma ancora. infatti il soggiorno poi volevamo stare ancora quei 5 giorni in più, qualche cosa,
Così facciamo quei 15 giorni insieme, così. Quindi speriamo, sì. Quindi speriamo che il prossimo anno facciamo 15 giorni al soggiorno e soprattutto ci sia la cooperativa Nause che vinca l'appalto e poi allora riguardo gli educatori magari sarò in camera con te, non con Antonio. Allora, io spero come prima, allora io e il mio gruppo l'avevamo già detto già al soggiorno questa cosa, perché te l'avevo già detto anche quando siamo ritornati. Io ho detto, sì. Io la prima cosa che ti ho detto, speriamo che tu il prossimo anno fai di nuovo la domanda per venire con noi, così almeno stai con noi, perché comunque ho visto che ti sei trovato già molto bene, quindi quindi già questo si vede e siamo tutti felici per te. Qualche cosa gli educatori, vabbè, allora gli educatori a me va bene uguale, nel senso che comunque questa cooperativa tutti gli educatori che ho conosciuto sono sempre stati bravi, disponibili, quindi qualsiasi educatore arriva a me va bene uguale della cooperativa Naos. L'importante è che siano disponibili, che siano presenti, che ci lasciano anche libri quando chiediamo il permesso e comunque fare tante attività, uscite e gite come abbiamo fatto quest'anno lì così. Il luogo del soggiorno, beh, facilissimo. Io vorrei ritornare a fare il campeggio, soprattutto nel camping Adriano, quindi speriamo con tutto il cuore che ritorniamo a fare il campeggio lì al camping Adriano, al punto Marina di Ravenna, che comunque anche riguardo l'hotel comunque io non mi piace più di tanto, perché comunque a parte che primo mi sono anche stufato, perché dopo 7 anni facendo i soggiorni dopo un po' mi sono anche stufato e quindi volevo fare qualcosa di nuovo, nel senso che volevo fare il campeggio, che poi io ti dico la verità, io il campeggio all'inizio ci sono anche rimasto un po' così all'inizio, perché magari non si sa mai che com'è fateli. Però comunque, avendo fatto il campeggio, comunque ci siamo trovati anche molto bene al camping Adriano, tra animazione, tra tutte le cose che c'erano lì, sì, che abbiamo fatto. Anche il luogo, anche sapersi anche orientare bene, un po' dove trovare bungalow. No, ma poi tu ti ricordi al campeggio una sera che eravamo lì al campetto da calcio, che c'è la musica balli di gruppo e il coso che ci schi, quello là, il fumi, i colori. Sai, i fumi, quelli che si sporcavano di colori alle maglie? Sì, era stato quella il lì. Campo del campo da calcio, avevo fatto i calciatori. Assolutamente. Abbiamo giocato anche con loro. A calcetto abbiamo giocato, abbiamo fatto tante cose. Belle squadre. Sì. Poi siamo andati anche a vedere i fuochi d'artificio in spiaggia. Abbiamo ballato i balli di gruppo anche lì nelle spiagge, quindi cioè, tante cose lì abbiamo fatto. Beh, con questo ragazzi abbiamo detto tutto. Allora, noi il prossimo anno vogliamo la cooperativa Naus, gli educatori della cooperativa Naus, che qualsiasi cosa va bene e a noi va bene uguale, basta che siano persone per bene che ci fanno fare tante cose e tutto. E il luogo del soggiorno speriamo che ci sia di nuovo il campeggio al camping Adriano Village nel punto marino di Ravenna, quindi speriamo con tutto il cuore il prossimo anno e tutto quanto. E con questo concludiamo ragazzi. E devo soprattutto ringraziare il mio amico Simone che è stato un onore per me comunque avergli fatto l'intervista e grazie anche dell'invito dell'intervista, quindi sono molto contento di questa cosa qui, perché già come l'avevo promesso già nel video del soggiorno che facevo questo argomento e che volevo fare un argomento diverso parlando proprio del soggiorno e tutto quanto sulla nostra esperienza e tutto quanto. Quindi adesso salutiamo tutti gli educatori del soggiorno, a Stefano, a Valerio, Valerio e poi Claudia, Claudia e poi Silvia. A Silvia e boh, così queste quattro questi quattro il capo Stefano, eh sì, salutiamo loro, ciao. E poi salutiamo vabbè tutti i nostri ragazzi del gruppo del soggiorno e anche gli altri gruppetti, e quindi salutiamo tutti, sì, che ci siamo trovati bene anche l'altro gruppo. Comunque con questo video ragazzi abbiamo finito e poi ci rivedremo di nuovo con Simone, che faremo anche altri argomenti insieme dove adesso poi parleremo tanti argomenti, che spero che tu ci sarai nelle altre interviste dove parleremo di tanti argomenti. Questa è stata molto più bella, dove abbiamo raccontato tutto del soggiorno. Quindi vi salutiamo ragazzi e con questo è tutto. Un saluto dal Marco Pazzarello e a voi. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao a tutti.